Prego. Complimenti per la prestazione. E, ecco, c'è un imponemo, una critica che si può fare alla squadra, forse di non aver capitalizzato al primo tempo la male copiosa di occasioni create. Sì, diciamo che può essere uno dei nostri difetti che ci è capitato in più partite, però non penso che si parli di cattiveria davanti alla porta, sono comunque occasioni che creiamo e a volte riusciamo a farle, a volte non riusciamo, però sicuramente su quell'aspetto lì possiamo migliorare come possiamo migliorare su tanti altri. Molte volte avete segnato col certaldo, quindi anche questo è un altro gol pesante. Sì, l'importante è che portino punti alla squadra, oltre alla soddisfazione personale. Penso che la cosa che sia più importante è quella, perché se alla fine dei conti non si portano i tre punti a casa è inutile come gol, diciamo. Il gol come è stato? Gresina ha schizzato la palla, Gresina non l'ha tenuta poi. Sì, già era capitato, penso 30 secondi prima, che Merlonghi la calcia sempre sul primo palo e la spizzano. Sulla prima volta non ci sono arrivato in scivolata e il portiere l'ha parata, sulla seconda per fortuna sono riuscito a arrivare pulito. Diciamo che attacchiamo tutte le zone della porta e cerchiamo comunque di far male in tutti i modi. Però vedi, a questo punto del campionato, siccome la prima parte, il primo quarto d'ora è stato una rimbalza, cioè a un certo punto, nel momento noi eravamo, ci alzavamo, da seduti, detto, viene il gol. Certe cose, una squadra che a un certo punto ha dei meccanismi, a questo punto qui perfetti, però mancherà in qualcosa, perché o liberarsi dell'uomo, o la troppa fretta di poter buttarla dentro, che c'è stato un po' di confusione, ma il valore c'è stato della partita, come si è giocato. Sì, no, diciamo che da tanto tempo che iniziamo sempre bene, creiamo tanti palle gol all'inizio partita, su quello non posso dire nulla, sì ovviamente sarebbe bello dopo 15 minuti farli tutti e tre, però vabbè, anche più, cioè magari, però l'importante è che siamo riusciti in un modo o nell'altro a portarla alla fine, poi bisogna migliorare, non c'è nulla da dire, cioè, se fanno due o tre gol dopo la partita ovviamente è un'altra. A questo punto del campionato sì, bisogna... Sì, no, sicuramente. Ecco, oggi avete guadagnato una posizione in classifica, una spesa del Ravenna, qual è l'avversario che temi di più, chiave primo posto? Ma penso che la forza nostra fino adesso è stata di non guardare nessuno, cioè non ci mettiamo questa, tra virgolette, pressione di dire chi è più forte, chi è, non ci interessa, noi scendiamo in campo ogni domenica per fare risultato, poi ovviamente è inutile dirlo, siamo lì e quindi è bello sognare e stiamo sognando a occhi aperti adesso come adesso. Sì, perché io credo che il campionato abbiamo risolto ben preciso, cioè voi lì può competere sia con Ravenna sia col Carpi, quindi adesso di trovare appunto, come diceva il mister, tutti i giocatori che siano in condizione di poter esserci andare in campo senza fare delle distinzioni l'uno l'altro, credo che sia un campionato che sia ancora tutto da scoprire, insomma. Sì, no, questa lato, cosa... Il lato positivo di arrivare in alto fino al fine. No, ci abbiamo bisogno di tutti, no? Non c'è nulla da dire, cioè... Però penso che sia stata anche questa un punto di forza nostro, perché con tante assenze, al di là di questa domenica qua, ci sono state altre tante domeniche dove abbiamo giocato tra virgolette contati per vari infortuni, magari quando ero fuori io erano fuori altri, però non c'è nulla da dire, cioè, chi scende in campo grazie al mister che lo prepara bene la partita e la concentrazione che chi sta in panchina anche magari 3-4 partite, magari un gioco a un minuto, si fa trovare pronto sempre, questa è la nostra forza. Adesso stiamo molto bene perché alla fine posti in avanti, fare un secondo gol sempre sul corner, un momento. Forse sta l'adrenalina, no, a parte scherzi, sia dal punto di vista tecnico-tattico, ci abbiamo un preparatore che si confronta con noi e si cerca sempre di arrivare alla miglior forma fisica la domenica, quindi... C'è Lombardi che ha qualcosa da dire. No, nel finale abbiamo visto che loro hanno protestato vibrantemente
c'era forse un tocco di mano Galeotto in area. Diciamo che è stato un episodio fortuito, che la palla mi sembra si era alzata e lui, adesso non mi ricordo chi era, ha provato, penso, a rinviarla e non l'ho visto bene, penso che ci sia stato forse, quindi è inutile nascondersi, tanto ci saranno le immagini. Però tanto sono episodi che nel bene e nel male condizionano positivo o negativo la partita. Ci sono stati altri episodi in altre partite dove ci hanno portato a perdere i punti e oggi magari non l'ha visto, non, mi dispiace per loro, però è andata così. Non è neanche facile per un arbitro a 3 secondi dalla fine col fischietto in bocca, bisogna che avesse 2 palle così l'arbitro, quindi a un certo punto di poter dare un rigore in quelle condizioni non era facile. Lui l'aveva già in bocca il fischietto per fischiare, è venuto quell'episodio che giustamente insomma adesso loro hanno fatto giustamente le sue considerazioni, però io volevo un bel coraggio l'arbitro che avesse fischiato il rigore. Sì, no. L'unico episodio da poter dire, da poter ricordare, per il resto loro pericolosi a livello di tiri in porta non ce ne sono stati, non è che il nostro portiere sia stato impegnato fino al punto di dire nel secondo tempo abbiamo bombardato e la palla non è entrata, è stato l'unico episodio banale, stupido, magari sul piano calcistico, stupido la persona che l'ha creato. Sì, diciamo che era pesante come decisione da fare. Però ci è capitato pure che ci fiscarono un rigore contro la Pistoiese 1-0 al 90esimo, la fischiò e dopo Pezzolato, non mi ricordo le parole, e il risultato comunque... Lui è di Bari, quell'arbitro, soci a Bari, se ricordo. Fischiare al 95esimo rigore, lui sulla conciò, Bari andava mal volentieri. Grazie Gianluca, in bocca al lupo.